E che gli devo dire a sta bistecca? Che gli devo dire? Niente, tanta roba che non vedo l'ora di mangiarmela. Amici di Bracimi Ancora, benvenuti a un nuovo video. Questa volta, ragazzi, sarà un video leggermente diverso dagli altri. Sapete che cosa ho voluto fare? Ho voluto organizzare un video per farvi vedere la mole infinita di lavoro che ci sta dietro l'arrivo di questa bistecca sulle nostre tavole o sulle nostre griglie. Siamo abituati noi a sederci sul tavolo, a allungare le zampe sotto il tavolo e a mangiare, ordinare, grigliare, ma troppo spesso nessuno ci dice il grande lavoro, i giorni, le ore, i mesi che ci stanno dietro a una bistecca del genere. E questo, ragazzi, è l'obiettivo di oggi. Non sarò solo, ovviamente, questa scoperta, ci sarà con me Paola. Ciao Paola. Ciao. Grande chef specializzato in carne, in griglia, grande Amica di Bracimi Ancora. Paola, hai mai vissuto in un allevamento? Mai. Hai mai visto il dietro le quinte di una bistecca? No, così Approfonditamente no. Perfetto, mi accompagni questi due giorni? Certo, ce l'hai il pigiama? Sì, sì. Perfetto, possiamo rimanere a dormire nel ranch, nella tenuta, nell'allevamento di Filippo. Allora, Filippo Avidano, allora tu vieni da una famiglia di allevatori, storica, no? Storica, è iniziato il mio nonno nel dopoguerra, e poi negli anni 50. Te, tuo fratello, tu, i miei genitori, tutti insieme. Tu zio, di tutta la famiglia. Noi siamo sulle pendici del Monte Cucco, in provincia di Grosseto, nel comune di Cinigiano. Ok, siamo in Maremma. In Maremma, okay. Assolutamente. Tu a un certo punto, nel tuo corso della tua vita professionale, hai deciso di creare la tua azienda, no? Sì, che la mia piccola aziendina, che si chiama Timanzo. Timanzo, guarda quanto è carino, guarda che bel logo che hai fatto. Timanzo fa una selezione dei migliori animali nati nei miei allevamenti di famiglia. Li offre a tutti, al pubblico. Sono partito dal privato, adesso mi sto allargando ai ristoranti. Ok, quindi noi oggi vedremo, oggi ci segui, fai il Virgilio. Di base si inizia, andiamo a acquistare qualche vitello. Acquistiamo i vitelli fuori. Acquistiamo i vitelli, fammi vedere. Abbiamo sia le vacche che partoriscono i vitelli, ma non soddisfano il fabbisogno di vendita, quindi dobbiamo andare a cercare anche dei vitelli fuori dagli allevatori locali. Senti, pa, due cose: la vita dell'allevatore è dura, si spalerà anche un sacco di merda. Sul pick up davanti c'è posto solo per due, a te ti tocca il cassone. Benissimo, guarda che bella giornata. Sei, mi ancora piace. Convinta? Però a questo punto, visto che tu dietro non ci volevi stare, sì, facciamo un piccolo baratto. Dimmi. Spala la merda, ci vai solo te. Senti Filippo, te lo chiedo subito prima di iniziare a fare tutte le attività, perché sono concentratissimo. Se uno volesse comprare la carne tua, che deve fare? La puoi trovare su online, su timanzo.it, oppure da selezionatissimi ristoranti in giro per l'Italia. Quindi raga, se quello che vi facciamo vedere vi intriga, vi piace, andate sul sito di Filippo e vi comprate la carne. Altrimenti andate da Euronics e vi comprate le sottilette in offerta. Euronics. Sono curioso. Ah, ho detto Euronics, vabbè, sti cazzi, Euronics, Lidl, quello là. Da? Mio zio Romano, Romano Vigna, che si occupa dell'acquisto dei vitelli e ha un occhio super esperto, quindi sarete in buone mani. Romano, eccolo là, già è partito la trattativa. Romano è lo zio di Filippo. Tu che fai di mestiere? Sono allevatore di bestiame. Da quanti anni so che lo fai? Partiamo dal nonno Battista, sì? E poi da mio padre e adesso io. Da che ora hai iniziato a lavorare stamattina? Stamattina presto, siamo partiti alle 6:15. Qui siamo da un amico. Avevo già comprato altre bestiame, tutte le vacche da Marco. L'indole di Marco si trasmette sugli animali. Okay. Vedete, gli animali sono di una calma, di una tranquillità che... Quindi allevatore tranquillo, animale tranquillo. Sempre così. Il modo di trattare gli animali. Quindi noi entriamo dentro? Certo. A posto. Sì. Paola, vieni! Quella Paola si era messa, si era già data. No, tu entri con noi. Poi mi riconoscono, capito? Mi sono messo il cappello. Entriamo, vai. Così non mi riconoscono. Marco, quale ci vendi? Questo maschio. Questo qui davanti. Quella femmina lì, quella là, quella piccola là che sta mangiando, e poi questa qui dietro. Tu ovviamente hai l'occhio allenato da tanti anni di lavoro. Mm-hmm. Quali sono le cose sui quali bisogna concentrarsi? Allora, questa qui è un acquisto un po' anomalo, perché normalmente gli animali si vendono più giovani, non con quelle corna lì. Si vendono normalmente a quello stato lì, vedete questa e qui. Perché non le stiamo a comprare con le corna più lunghe? Perché Marco mi ha appena spiegato che deve ridimensionare, deve dare una mano a degli amici e rimettere a posto la mandria. Non è quindi che c'è stata la fregatura, no? No. Perché questo ce li vende e non se li cresce lui? E perché per ingrassare gli animali bisogna essere organizzati. C'è un altro lavoro? E certo. Ma fai il lavoro tuo se gira?
si gira. Cioè non vai su Amazon Vitello, per il momento Amazon non... Prime dove 24 ore suona, non funziona così. Per il momento no, per il momento no. Quindi... Ma ci arriverà sicuro, ci faranno arrivare. A Bezos, il Vitello ancora nuovo e vende. Tiè, bisogna andare con Romano, bisogna andare, giusto? A rivincita. Senti, a parte questo, ti ve lo dico. Ma quanto costa un Vitello? Chi lo stabilisce il prezzo? C'è un prezzo di mercato. C'è un prezzo di mercato. Sì, oscilla. Ma com'è la situazione? Noi come allevatori siamo in difficoltà perché le materie prime sono schizzate. In pratica la materia prima è praticamente raddoppiata. Te Paola hai riscontrato ovviamente nei ristoranti, certo, in cucina questo aumento, dei no? rincari. Io fondamentalmente prendo varie selezioni e c'è un rincaro un po' su tutte le linee, sia italiane che estere. E ragazzi, fate così. Anziché dubbi steak a settimana, se ne mangiamo una. Buona. Ma io sono d'accordo. Senti, non è che il toro si sta incazzando, no? Vedo che gira. Dipende dal prezzo che gli offriamo. Ah, ok. Oh. Il maremmano vale al giorno d'oggi dai 2 euro ai 2 euro e mezzo IVA compresa, secondo sia femmina, secondo sia leggero. Una domanda, ma nel tuo lavoro funziona, che so, te ne compro 20, te ne pago 19, il 3x2 funziona? Tipo i saldi, queste cose qua. No, diciamo... Cioè, te lo compro a marzo che ci sono i saldi, no? Il problema, se vuoi tenere il rapporto con i fornitori non devi prenderli per il culo. Comunque non è la prima volta che io diciamo assisto ad un acquisto di capi, mi era capitato in Galizia e l'approccio è molto simile, cioè vedo che in questi piccoli allevamenti alla fine è così, cioè bello. Mestieri comunque, non facili, l'unione fa la forza. Comunque è il primo step, diciamo, della nostra experience da allevatori e per ora va bene. Però le prossime, ragazzi, ci sarà da sporcarsi le mani, ok? Sì. Tu sei abituato a sporcarsi le mani? Io teppure, sì. Teppure, l'unico che non fa un cazzo so io e me le sporcherò ben volentieri, ci ok? Quindi. Aspettiamo che piova. Eppure, così ci sta pure il fango, tutto, fango e merda, yeah! Però poi alla fine la storia finisce che mangi la carne buona, giusto? Giusto. Bene, proseguiamo. Ore 7:15 del mattino, ragazzi, stiamo andando ad aprire le stalle e a fare un check. Paola, quant'è che non ti svegli in vita tua alle 7 del mattino? Paola è molto simpatica la mattina, ma giustamente da brava chef questa è abituata alle ore notturne, no? È abituata sicuramente a altri ritmi. Filippo ci sta aspettando col pick up. Pure freddo, Paola. C'è pure freddo. Oh, sì, va benissimo. Buongiorno. Paola, là ci stanno le camere, puoi rimanere là. Domanda di nuovo, sì. Ok. Adesso andiamo a fare il primo controllo mattutino ai vitelli, che stiano tutti bene. Li svegliamo e poi andiamo a preparargli la colazione. Adesso andiamo a svegliare, sono gli animali nella stalla d'ingrasso. Sono circa 200. Dai, bistecche là, perfetto. E adesso vedrai come dormono ancora tutti bene. Lo senti il profumo? Tu sei abituato al profumo delle cucine, no? Come me lo definiresti sto profumo? Bucolico. Ah, bel profumo della merda. Bucolico, merda, chi ha studiato e chi è ignorante. Praticamente questa è la tua morning routine. Appena apri la stalla la mattina devi controllare gli animali come stanno. Sì. Vedere che siano tutti a posto, vedi tanti animali coricati che dormono ancora, altri che sono appena alzati e che aspettano la colazione, che arriverà tra una mezz'ora. Loro sono come noi, paro. Assolutamente sì. E che ne so, un segnale d'allarme quale potrebbe essere che la notte non è andata bene? Un segnale d'allarme potrebbe essere quello di vedere un animale che fa fatica ad alzarsi da coricato. Ah, ok. Quindi dal momento che si vede un animale che è fermo, bisogna entrare in stalla e cercare di farli alzare e farli girare tutti. Così si vedono le varie patologie del busto, vedere se sono gonfi, se sono meno gonfi. Ok. Ma fondamentalmente se si vedono tutti tranquilli vuol dire che la notte è andata bene e loro stanno bene. A posto. Un altro segnale sono provare a fermarsi e ascoltare eventuali colpi di tosse che ci sono nella stalla e l'indicazione di una stalla sana è non sentire veramente nessun colpo di tosse. Ci proviamo? Vai. 10 secondi di silenzio. Mi sembra regolare, no? Per forza. Nessuno ha fumato ieri sera, a posto. Io pensavo quando sono partito per venire in una stalla che mi sarei trovato in condizioni sicuramente più zozze e sporche. In realtà sta stalla è pulita. Scopro adesso che Filippo e la sua azienda sono molto zelanti. In questa stalla ci sono due razze in particolare, c'è la Aubrac, che è una razza rustica francese che ha passato gran parte della sua vita al pascolo, adesso è in questo ambiente protetto e la stiamo ingrassando. E poi abbiamo delle maremmane.
Poi abbiamo dei maschietti maremmani che stanno ingrassando anche loro e là ci sono le vacche. Oh, le vacche maremmane, le femmine sono fighissime, sono le più instagrammabili di tutte. No, vabbè. Quindi se vogliamo farsi una foto e spararsela su Instagram, andiamo dalle vacche maremmane. Però aspetta, tu continua a pulire perché qua non è che con l'Instagram. Amici di Bracini ancora, ho trovato la mia collocazione, spalatore di merda. Però qui ce n'è poca, quindi qui lavoro poco. Eh sì, non vale, non vale. È arrivato il momento della colazione, ragazzi, avete visto quel camion che è andato verso le stalle? Praticamente ha fatto il mix fra tutti gli ingredienti, vedete lì c'è il mais, lì c'è il fieno, insomma c'è tutto il foraggio, ha mixato, ha fatto una bella frullata e adesso andiamo a dare ai nostri animali. Questo è un giro che si fa tutte le mattine? Sì, tutte le mattine. Non è che vuoi? No. Le cose più, diciamo, più frequenti che possono accadere quali sono? Affezioni respiratori. Abbiamo la possibilità di identificare ogni animale, da dove proviene. Allora, tu c'hai questa applicazione attraverso la quale metti il nome dell'orecchino, il numero dell'orecchino dell'animale e ti dice... Ah, italiano, centro... Vendita. Nascita, quando è nato, quanti mesi ha. Figo questa applicazione, bene. Adesso noi, secondo me, abbiamo fatto la stalla con lui, questa cosa qua, che siamo a posto. Ok, sì. Possiamo andare giù da Mario a farti sparare un po' di merda. Abbiamo abbandonato la stalla e adesso stiamo andando dagli animali al pascolo, perché questa azienda ha sia animali stalla sia animali al pascolo. E dobbiamo andare da mangiare agli animali al pascolo, perché ogni tanto va, diciamo, l'uomo deve dargli una mano, no? A questi animali che pascolano tranquillamente. Quindi che facciamo, Filippo? Andiamo a tagliare l'erba? Quindi adesso andiamo a tagliare l'erba e gliela portiamo. L'erba che c'ha un nome tecnico. Si chiama il sorgo. 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 Il sorgo. Andiamo a tagliare il sorgo. Questo che sta a fare qua in mezzo alla strada? E questo si sta facendo un giro. Questo qui. Adesso pian piano tornerà da sua mamma. Questo è uscito dal recinto. Il protocollo che prevede? Il protocollo che rientra lui quando vuole. Naturalmente se lo vedi vicino, vicino al pascolo, allora va bene. Se lo incominci a vedere lontano lo devi riprendere, lo carichi sul cassone e lo porti indietro. Okay, quindi esperienza vi insegna che quello rientra da solo. Gli diamo da mangiare, facciamo fare colazione anche alle vacche al pascolo. Se noi ti camminiamo dietro mentre scarichi, va bene? Ci sono le vacche, okay. Basta o state da parte, non lo so, okay, va perché bene. Vengono subito dietro al carro io. A mangiare. Ok, mettiamoci leggermente più in qua. Guarda. Guarda quello. Tirano su loro, dammi la mano a me, no, l'altra mano. Vai. Uno, due. Faccio piano. Come parte andiamo? Perché praticamente l'ultima parte va buttata giù a mano. Vai. Poi. Io una cosa che continuo a ribadire da tanto tempo è il concetto di benessere animale. In questo caso si vede palese il benessere animale, ma attenzione, stare allo stato benato non è equivalente di benessere animale, perché ci deve stare sempre l'uomo che controlla e monitora. Assolutamente. In questo caso noi abbiamo fatto una giunta madre natura. Gli animali devono essere liberi dalla fame, liberi dalla sete e alla protezione dai predatori. Quindi un pascolo non curato può essere molto più pericoloso di un allevamento intensivo, diciamo ben condotto. Dopo le belle parole ci aspetta un mare di merda. Però quello lo fai Paola, chef di profumi buoni e anche di sterco. No, mi piace, no, non va bene. No, non mi piace. No, questo cancelliamolo, ok? Non lo mettiamo. Dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori. Questo era cringe, bello. Dai, basta. Dai, perdi follower, perdo, dai. Sono cringe. Mamma mia. Ragazzi, una cosa che non dice quasi mai nessuno, anzi non lo dice nessuno, che dietro una bistecca buona c'è anche la gestione del letame. 500 animali. 500 animali, che ovviamente fanno i loro bisogni quotidianamente. Sta stalla va pulita, c'è una tecnica particolare, la cosa intrigante è che poi tutta la merda che noi raccogliamo dove va a finire? Va a finire in impianti di biomassa, sì, che creano energia. Sì.
pulita, quindi, e poi quello che esce, il letame che esce da queste biomasse, è un concime perfetto per i terreni agricoli. Quindi il letame fa l'energia e fa il concime. Sì. La viene separato da acqua e massa solida, e la massa solida è un concime perfetto per agricoltura. Quindi la merda diventa oro, ma per far diventare la merda oro la dobbiamo raccogliere. Da chi mi faccio affiancare? Da Mario. Senti, ma è un lavoro che mi sa che non vogliono fare in tanti, eh? Parecchi, no? Oh, no, non vogliono fare. Allora vi spiego, ragazzi, questa corsia dove c'è la paglia era sporca di letame. Hanno spostato gli animali a destra, e giusto? Certo. È passato il trattore e avete raccolto una camionata di che se n'è andata, che diventerà biomassa. Sì. Ora si è impagliato, ora si riapre le bestie, vengono qui, mangiano, dopo, quando si è finito lì, le prendo e mando da qui e si dice. Filippo, vado, sì! Vai, ti raccomando, segui le indicazioni di Mario, Oh, ora cominciano a tarzellare perché sono contento. Ti credo, ecco. Una lettiera pulita. Mette le panni loro. Veramente. Mario, stai attento, Mario, ma sto lavoro ogni quanto si fa? Si controlla, quando è pronto si ripulisce. Il controllo comunque ce ne sta sempre? Sempre, da mattina alla sera, sempre. Sempre. Prima della notte tra poco. Ok, va bene, vai. Un dato tecnico, ragazzi. Questa stalla è lunga 120 metri ed è larga 15. Prendete la calcolatrice e fate l'area di letame che va tolta. Il 99% la toglie la macchina. Assolutamente, però quell'1%? L'1% ci vuole il badile per la rifinitura, giusto? C'è una tecnica per tutto. Da 0 a 10, adesso non è retorica, figure professionali come Mario quanto sono utili in un'azienda come questa? 11. 11, assolutamente sì. Ovviamente loro sono utili 11, ma i riflettori praticamente non gli arrivano quasi mai. Quindi ragazzi, un compito del canale, un compito di Bracimi ancora, è anche dire grazie a tutte quelle figure, che sono tantissime, che molto spesso non hanno l'applauso del pubblico. Assolutamente. Sto giro a Mario, l'applauso, io lo dedichiamo veramente con tutto il cuore. Grazie Mario! Ragazzi, sta succedendo una cosa incredibile. Forse c'è una vacca che sta per partorire. Quindi adesso chiamo Michele, così gli faccio vedere cosa succede durante un parto. Michele! Questo sta dormendo alla grande. Eccolo! Oh, dobbiamo andare alla stalla dei parti perché secondo me sta per partorire una vacca, quindi ti tocca venire. No, tocca svegliare Paola. L'ha svegliata? No, non l'ho ancora svegliata, ma secondo me sarà molto difficile. Io non so, io ti giuro, io non l'ho mai visto. Dove mi hanno a far partorire una vacca? Vieni che la borsa, vieni. Porca mignotta, sali dietro, dai. Vabbè, aspetta, sono ancora. Dai, vedere, so, dai, che la borsa, vieni. Olè. Questa. Occhio, come fa così, si incava. C'è lei seduta che deve partorire. E quindi c'è da aspettare, ragazzi. Falso allarme, dobbiamo sederci qua a aspettare. Tra quanto partorisce secondo te? C'è una tre ore, si è alzata, quindi più di 6 ore. Più di 6 ore? Sì. Quindi falso allarme. Comunque nel giro di 24 ore questa partorisce. Ci abbiamo un vitellino. E quindi torniamo tra un po'. Oppure ci possiamo mettere qua nella paglia e dormire qua. No, io tornerei a dormire a letto. L'uomo in questa fase ha un ruolo di puro controllo. Ok. Non si può fare nulla fino a quando non incomincia monitorare, a rompere le acque. Okay. E se ha bisogno di aiuto dopo si deve dargli una mano. Comunque ragazzi, gran figata sapere che dietro alla bistecca che noi ci mangiamo ci sono situazioni del genere, ci sono allevatori che si svegliano nel cuore della notte per andare a controllare il parto della mucca. Secondo me tutti quando dormiamo poi partorisce. Dici? Sì. Situazione alle 2:50 di notte, la mucca non ne vuole sapere di partorire, secondo gli esperti partorirà fra qualche ora e quindi se ne tornava a dormire. Io rimango ancora un'oretta e poi vi raggiungo. Perfetto, a dopo. Buonanotte ragazzi. Ciao. Ciao. Buonanotte. Poco si alzerà un po'. Tanta legna, tanta baracca, se no non si cuoce niente. Perché sono due bistecconi. Esatto.
Allora ragazzi, sono stati 3 giorni intensi, ve lo dico subito. Io, Michele, la vita dell'allevatore non la farebbe mai, perché è una vita faticosa, piena di responsabilità, c'è stanno un sacco di persone da gestire. A me l'idea che l'animale non si spegne mai, nel senso che sta lì, che tu gli devi stare appresso 365 giorni l'anno, mi farebbe vive male quei giorni di ferie che è dura. Onore, massimo rispetto a chi come te e la tua famiglia fa sto lavoro. Dopo questa mia esperienza qua in Toscana con te, io posso dire che di fronte a una bistecca, ragazzi, io mi inchinerò sempre, e soprattutto invito tutti quanti, ragazzi, a magari a prenderla, a rispettarla altrettanto bene. Non sta a fare troppi discorsi sul prezzo, perché avete visto, ragazzi, il culo che ci si fa, e soprattutto magari cucinarle bene. Noi da questo punto di vista stiamo tranquilli, perché io il mio patto con Paola l'ho rispettato. Paola non ha spalato nemmeno un grammo di cacca, però adesso ci cucina la bistecca. Hai visto che bella cucina che t'ho preparato? Sì. No, me la so preparata. Allora, da ha sola. Fatto tutto da lei. Non prenderti l'aria di che non hai. Cioè, praticamente ho fatto tutto io. Gli abbiamo messo una cucina che c'ha tutti i comfort. Oh ragazzi, mi sono scordato di dire una cosa: se volete comprare le bistecche di Filippo, www.timanzo.it, giusto? Olè. Bene, e mo Paola può cucinare, vai. Guarda che cottura, raga! La parte di copertina l'ho già fatta, devi provare l'altra. Tu metti la mano qua, tu muori. Mi sembra che tu abbia fatto un gran bel lavoro, aspetta, lo sai? Aspetta, qua il cuore strepitoso, siamo sui 50 gradi. Strepitoso. Siamo sui 50 gradi. E ti vedo. Tu! Aia, porca mia. Vabbè, te devi fidare di me. Tu che dici, che stai dicendo che mi sto mangiando la carne cruda. Proprio te che ogni volta, che ogni volta mi dici che mi mangio la carne cruda. Non è cruda, è al sangue. Dentro è a 50 gradi. Mi sono appena ascoltato, va bene? Il mio termometro è questo. Ovviamente guardate dove siamo. E la carne al cuore... Cioè, perfetto, bellissima, bellissima. Paola, tu volevi dire una cosa su questa carne, devo giusto? Dire che questa carne tendenzialmente è abbastanza magra, sì, quindi poco marizzata, sì, e un pochetto d'olio ci si può anche mettere. Perfetto. Chi vuole può anche mettere. Ovviamente olio toscano. Assaggiamo sta carne che sento mia, perché so 3 giorni che gli giro intorno a sta bistecca. Cottura perfetta. Il fatto che non è estremamente marezzata mi dà la possibilità, mi darebbe la possibilità di mangiarmene anche 3 kg. Quindi se non siete fan delle bistecche ex marezzate, questa è perfetta per voi. Oh, brava, non sbagli una. Grazie, cottura. Grazie. Filippo, ha cotto bene? Perfetto. Amici di Procema Ancora, dall'allevamento di Timanzo è tutto. Bravi pure quelli che abbiamo intervistato ma che non abbiamo messo, capita a volte. Buonissimo. Grazie Paola per avermi accompagnato. Grazie. Grazie a Timanzo, grazie a Filippo, grazie a tutti. Senti un po', fa una cosa seria. Tornerai a fare un video con me? Vediamo. Bene, mi piace perché sei latina sempre. E io vi saluto ringozzandomi un pezzo d'anetto di questa meravigliosa Obracca. Mortacci quanto è buona! Ciao! Che la faccio sia con voi!